è che poi, cioè, ripensandoci, forse alla fine abbiamo fatto un po' una cazzata. Vabbè, mo che stavamo a fare una cazzata lo sapevamo un po' da tempo, eh. Sì. Concentriamoci su sta cosa, mo, che comunque è più importante. Raga, ma che avete combinato? Ma che abbiamo combinato? Vi siete rovinati la vita? No, oh, ma che dici? Ma che dà, sta buona? Ma lei è una troia! Che c'è? No, signorino, aiuto. Oddio, papà, signorino. Papà! Cate, gioia mia, ascolta papà tuo. Tu sei l'unico italiano che sei riuscito a far lasciare da una rumena. Ma chi gliel'ha fatto fare questa ragazza a mettersi con lui? Ma è tuo figlio, eh? Ci facciamo un bel giro a Barcellona, traghetto per Tangeri e ci siamo. E appena finiamo l'esame andiamo diretti. No, raga, questo non è un viaggio, è un'epopea. Oh! Ma voi ci tenete a questo ragazzino che nasce? È certo che ci teniamo. Te l'ho detto che era un suicidio mettesi a guardare, sì, no? Sì, perché c'è sta rosica. Cambiarle i pannolini, darle da mangiare, stare svegli la notte, non ce la possiamo fare. Cioè, non siamo pronti. Ma guarda che questa è l'età giusta per far figlioli, poi si diventa troppo vecchi. Abbracci. Sei l'unica che ha detto che non abbiamo fatto una stronzata. E che ti ha questo figliolo? Ogni razzata faceva. E parliamo, le sediamoci intorno al tavolino. E lì poi iniziate a sentire la stronzata proprio qua che mi chiamava, eh. Ma poi che tutta la vita che facciamo? Ci baciamo solo tra di noi? Dai, tutta la vita è un po' esagerata. Oh, è tutta una cazzata? Comunque, nostra figlia ci deve avere un nome che è tipo una parola magica. Che nei momenti brutti la fa volare su sto casino che è il mondo. Deve essere tipo una piuma. Ecco, piuma si dovrebbe chiamare. Come ci torniamo a casa? Aspettiamo un autobus. Se passa. Ci vogliamo tornare a nuoto, mo? Sarebbe un'idea. Dopo aver raccontatone i primi della lista con Claudio Santamaria, la fuga di due liceali e infino a qui tutto bene le vicende di studenti universitari alle prese con l'imminente mondo del lavoro, Ron Johnson torna sul grande schermo con una nuova storia di ragazzi, usando ancora una volta i toni ironici e scanzonati della commedia. Il film di cui vi sto parlando è Piuma, in cui ci sono due generazioni a confronto praticamente, quella dei figli che passano dalla spensieratezza dell'adolescenza alla complessità del mondo adulto e quella dei genitori alle prese con sempre l'arduo compito di guidarli. Il film arriverà nelle sale dal 20 ottobre. Fatemi sapere se andrete a vederlo, se vi ispira, e io vi aspetto prestissimo con altri video. Ciao a tutti da Valeria.